Ad oggi non possiamo sostituire la retina, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. In collaborazione con Fabio Benfenati, un neuroscienziato dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e Grazia Pertile, un chirurgo oculista dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, stiamo lavorando a una nuova nanotecnologia che permette la fotoattivazione dei neuroni. Ci sono due cause principali di cecità. La prima è la degenerazione dei fotorecettori della retina. È causata da malattie come la retinite pigmentosa o la degenerazione maculare. In questo caso noi pensiamo di introdurre le nostre nanoparticelle da una soluzione acquosa nello spazio sottoretinico dove c'erano i fotorecettori che sono degradati. Le nostre nanoparticelle sono fatte di un polimero conduttore, quindi sono a base di carbonio e sono molto piccole, hanno un diametro dell'ordine di 100 nanometri, cioè in un millimetro ce ne stanno 2500. Illuminate si comportano come delle minuscole cellule fotovoltaiche che sono in grado di eccitare elettricamente i neuroni vicini e far partire un segnale che arriva al cervello, restituendo la sensibilità alla luce della retina. L'altra causa di cecità è la degenerazione delle cellule ganglionari della retina, che sono quelle che mandano il segnale al cervello attraverso il nervo ottico. In questo caso sostituire i fotorecettori non serve, in quanto è interrotto il percorso che collega la retina al cervello. Abbiamo allora in mente un progetto molto ambizioso, quello di stimolare direttamente la corteccia visiva. Con la stessa tecnologia, iniettando le nostre nanoparticelle, pensiamo di poter trasformare i segnali luminosi in segnali elettrici direttamente del cervello, restituendo così la percezione visiva nel paziente. Si tratta di attività di ricerca che abbiamo testato in alcuni casi su animali da laboratorio e che vogliamo portare appena possibile alla clinica e all'uomo. Ci stiamo lavorando creando anche uno startup. Per il momento è ancora ricerca di laboratorio, ma speriamo che porti a un prossimo futuro luminoso.